Sabato 7 gennaio, prima puntata del 2012 con palcoscenico, su Ten ovviamente dopo il TG, noi arriviamo dopo il TG, in coda di informazione per continuare a informarvi, ma in questo caso non ci occupiamo di cronaca, di politica, sia mai, ma ci occupiamo di darvi la possibilità di gironzolare, di andare un po' in giro per la Calabria, per i teatri, i palcoscenici di legno e non solo, perché comunque vi parliamo di quelle che può essere anche un'animazione che può arrivare da diverse forme di spettacolo, quindi la musica, quindi il cinema, perché no la poesia, anche le mostre. Vi raccontiamo ciò che accade in questa regione, in questo territorio così ricco, frastagliato, contraddittorio, 5 province, decine di migliaia di dialetti, però una ricchezza straordinaria, una ricchezza inestimabile, nonostante noi continuiamo a dire da sempre, da quando poi abbiamo aperto questa finestra per voi, con ovviamente l'idea che è stata il nostro direttore, del direttore di Tecnica Attilio Sabato, di portare dentro le vostre case quella che può essere un'informazione di questo tipo, cioè un'informazione che parla di cultura, parla della possibilità, no, di uscire fuori dalle case, quindi un po' contro la televisione, paradossale, ma di abbandonare anche il piccolo schermo, il tubo catodico, e tornare alle forme di spettacolo, alle forme di comunicazioni che comunque durano e resistono da tantissimo tempo. Una di queste soprattutto poi fondamentalmente è il teatro, quello del quale ci occupiamo in maniera diretta, che proviamo a darvi come informazione settimanale per dirvi, per suggerirvi, mai con assoluta presunzione, ma proviamo in punta di piedi a entrare nelle vostre case semplicemente dandovi la possibilità di scegliere quello che potete fare rispetto anche a quelle che poi possono essere i gusti, no? Le vocazioni di ognuno di noi, di ognuno di voi, soprattutto che dall'altra parte ci guardate, che potete anche suggerirci. Come vi diciamo sempre, basta comunque collegarsi al nostro sito, quello di Ten, e poi mandare delle mail scrivendo, tanti sono poi anche, non parliamo di consensi, ma soprattutto di un gradimento che è per qualcosa che non c'era e che adesso c'è e che questa emittente porta avanti con grande volontà, ma proviamo anche a dire con partecipazione anche dal punto di vista nostro, di chi la fa, io assieme ai miei colleghi dall'altra parte, che sono loro che fanno la trasmissione, io poi ci metto la faccia, ma in realtà provo poi a dirvi non i miei punti di vista, ma quello che succede veramente. Parliamo di questo weekend, e per parlare di questo weekend abbiamo e teniamo a battesimo un'altra stagione di programmazione, diciamo, teatrale, anche se poi è un po' assurdo che il primo spettacolo di questa sera, che inaugura questa stagione tra virgolette teatrale, parliamo di Paola, uno dei teatri peraltro più grandi della Calabria, sia dal punto di vista dei posti, sia dal punto di vista dello spazio scenico, che il teatro si chiama Odeon di Paola, per l'appunto, la cittadina che poi sta sul Tirreno Cosentino, che questa sera, che è 7 gennaio, domenica 8 gennaio, quindi abbiamo due repliche, inaugura con una situazione musicale che ha a che fare poi con un grande artista, un grande interprete della musica italiana, ma della musica italiana nel mondo, perché parliamo di Vasco Rossi. Parlando di Vasco Rossi, c'è un rock and roll show Vasco Rossi Fan Event, perché la band che è protagonista di questo spettacolo è la band che accompagna solitamente, sono Custodie Cautelari, che è una band composta soprattutto, diciamo, citiamo Maurizio Solieri, che è l'artista, il musicista che da sempre accompagna Vasco Rossi in quelle che sono le sue produzioni musicali, ma anche i suoi tour in giro per l'Italia e per l'Europa, e questa sera e domani si esibiranno, per l'appunto, sappiamo già che interrogando quelli che sono i punti di prevendita, l'organizzazione, il botteghino, che c'è una grande aspettativa, ma soprattutto sono stati venduti un gran numero di biglietti in prevendita, ed è presumibile che ci sarà questa, essendo un evento unico in Calabria, una grande partecipazione di pubblico, per cui se avete voglia di fare qualcosa
anche questa sera, visto che comunque l'Epifania è passata, tutte quante le feste porta via, adesso bisogna anche un po' disintossicarsi. Questa può essere una di quelle manifestazioni che ci può dare anche la possibilità di vivere un attimo con il giusto ritmo, la ripresa, se vogliamo, visto che da lunedì si ricominceranno i tempi serrati per qualcuno che magari ha avuto la possibilità di rilassarsi un po' di più, in generale anche per gli studenti di ogni delle scuole di ogni ordine e grado, ma chi lavora e ha lavorato, soprattutto poi chi lavora, e salutiamo coloro i quali ci seguono, che stanno negli esercizi commerciali, che seguono in qualche modo, e lo sappiamo, questa vostra trasmissione più che nostra, che è palcoscenico. Per cui questa sera rinnoviamo l'appuntamento con 7 e 8 gennaio, cioè stasera e domani sera, al Teatro Odeon di Paola, Rock and Roll Show Vasco Rossi Fan Event con Maurizio Solieri e una band che si chiamano Custodie Cautelari, che riproporranno tutto quanto quello che può essere il repertorio più importante di uno degli autori contemporanei della musica italiana, del rock italiano, che in generale, poi le riviste di settore dicono che il rock sta un po' scomparendo, perché c'è da una parte una crisi di produzione discografica, ma questa è una cultura italiana che da 20 anni a questa parte va sulle cose un po' più semplici, da Mastic e Sputa, ma il rock sta un po', se non per i grandi classici, se per le band consolidate, per gli artisti consolidati, avendo un po' un calo, ma c'è un grande rigurgito importante di un buon rock d'autore che viene fuori. E a tal proposito, quello che volevamo proporvi per questa sera è una data che doveva essere il 30 dicembre, che però causa maltempo non si è tenuta, e doveva essere programmata in Piazza Duomo a Cosenza. Per questa sera invece non ci sarà più il rischio di perdere un appuntamento importante con la musica contemporanea, con delle band importanti, con una protagonista delle notti della musica, non soltanto calabrese e cosentine, con uno spettacolo confezionato nel seguente modo. Intanto dobbiamo dirvi che è stasera al Cinema Italia. Cosa ci sarà? Sul palco saliranno i Camera 237, è uno dei gruppi tra più quotati italiani in questo momento, con un rock importante. Pare che sia una musica che, io ve lo posso dire, ma poi è un invito a andare a verificare ciò che io vi sto dicendo, un rock d'autore nuovo, con un sound importante, con una gran voglia di comunicare e suonare. A seguire ci sarà un DJ tra i più apprezzati sicuramente della scena italiana, che è Fabio Nirta, che è tra i fondatori del Partizan. Tante feste, tante serate sono state allietate dalla musica di questo artista, che per l'appunto, ribadiamo, si chiama Fabio Nirta. E poi a seguire ci saranno gli Ogun Ferrail, quindi una grande serata di musica anche al Cinema Italia di Cosenza, Cinema Teatro Italia di Cosenza, a partire dalle ore 21, con un ultimo concerto che si darà intorno alle 23, per cui c'è questa possibilità dell'onda lunga di queste feste, che arriva in coda a quelli che sono stati gli eventi programmati dall'amministrazione comunale anche questa sera, che vi ricordo, sabato 7 gennaio al Cineteatro Italia di Cosenza. Parliamo invece di ciò che più ci vede interessati da vicino, e parliamo di qualcosa che succederà invece al Teatro di Cosenza, il teatro di tradizione, che è il Teatro Alfonso Rendano. Succede che ci sono due recite, che c'è il secondo appuntamento per quello che riguarda la stagione di prosa di quest'anno, che è coordinata da Isabel Russinova, e martedì 10 alle ore 20:30, in replica poi mercoledì 11, sempre allo stesso orario, succede che arriva Pirandello. Un po' come, è un parallelo, aperta la stagione del Teatro Auditorium dell'Unical con un testo di Pirandello, il secondo titolo in cartellone, perché i grandi classici non muoiono mai, arriva un testo di Pirandello, però, c'è un però, che questo spettacolo ha una regia particolare, e guarda questa persona, insomma, questo artista che io considero un architetto del teatro, non tanto per il discorso del parallelismo rispetto a quella che è poi la sua specificità di laurea in architettura, no? Ma perché è una persona che va a cercare delle cose un po' nuove da fare, e non
per dire un termine che può essere così fine a se stesso, abbandonato, buttato giù per caso. È certamente uno degli artisti che ha fatto la ricerca di un nuovo linguaggio del trasmettere il teatro, di portare la prova teatrale in Italia, è certamente una delle bandiere. Ha fondato una compagnia a Firenze, a Scandicci, per esempio, che si chiama Krypton. Lui arriva invece ed è assolutamente calabrese, assieme a lui poi c'è il fratello che è Giancarlo, e quindi parliamo di Fulvio, il cognome e la matrice, il comune denominatore di questa ditta è Cauteruccio, quindi un cognome e una garanzia, perché comunque esprimono una grande qualità da tanti anni ormai, non solo in Italia ma in Europa. E sono protagonisti, Giancarlo soprattutto, che affronta questa prima volta la scrittura pirandelliana, ma non affidandosi a un testo teatrale, ma a un racconto, per cui vaglia da fare semplice lui. Lui è uno che cerca sempre, che deve per forza, come dire, trovare una via nuova per affrontare il rapporto importante con il pubblico del teatro. Abbiamo al telefono con noi Giancarlo Cauteruccio. Io ho, come dire, ho viaggiato con il mio teatro tecnologico un po' in giro, no? da New York a Mosca, a Oslo, eccetera, ma ad un certo punto ho proprio sentito la necessità di ritornare alla mia lingua madre, proprio come una necessità, diciamo, curativa. Cioè io ad un certo punto della mia vita proprio ho sentito un vuoto linguistico intorno a me, allora dovevo in qualche modo rialimentarlo, e devo dire che in questo senso la lingua mi ha aiutato molto, perché tutta l'esteriorizzazione che io avevo in qualche modo adottato nella cosiddetta epoca postmoderna mi aveva in qualche modo portato troppo all'esterno di me, e allora l'interiorità l'ho recuperata proprio attraverso la lingua, e quindi attraverso proprio la memoria, se vogliamo. Questo mi ha aiutato molto a incontrare uno degli autori che io amo di più, che è Samuel Beckett. Certamente, e per quello che riguarda poi il Novecento, ma per quello che riguarda questo nuovo corso del teatro dal punto di vista mondiale, Beckett è certamente una grande guida e una di grande illuminazione per chi comunque vuole fare teatro, ma per chi comunque vuole andare a vedere qualcosa a teatro che insomma racconti qualcosa del contemporaneo che può riguardarci, perché poi il teatro, ricordiamolo, no? È raccontarsi delle cose che succedono e poi raccontare anche il quotidiano da diversi punti di vista. E questo tu lo saprai benissimo, perché sei un visionario straordinario. Beh, io devo dire che per ora sono nella fase in cui, dopo per esempio questo Pirandello, dove appunto, come si capisce, io non ho messo in scena una delle drammaturgie pirandelliane, ma sono partito proprio dal grande libro di Pirandello, cioè il grande romanzo, che è in qualche modo il suo diario di bordo. Cioè Uno, Nessuno e Centomila non nasce come opera di teatro, ma lo diventa nel momento in cui si vuole tentare una sintesi, ed è per questo che io ho scelto Uno, Nessuno e Centomila, per confrontare Pirandello con Beckett. E in questo Uno, Nessuno e Centomila, che appunto presentiamo al Rendano il 10 e l'11, c'è proprio questa ricerca come dire, di tutta la questione identitaria che in Pirandello è fortemente presente, ma c'è anche tutta quella, diciamo, questione, diciamo, l'estetica becchettiana. Ecco, l'estetica becchettiana entra a far parte di questa messa in scena che con mia grande meraviglia ha incontrato grande successo, perché sia a Milano che alla Pergola di Firenze questo spettacolo è risultato essere un lavoro molto apprezzato, diciamo, dal pubblico o degli abbonati, perché probabilmente questo è il sintomo del fatto che anche il teatro ha bisogno di uno svecchiamento, anche i grandi autori hanno bisogno di essere messi a confronto con l'estetica contemporanea, e questo è il risultato di questo lavoro, che però personalmente mi ha messo molto in crisi. Ma la tematica, il parallelismo che possiamo fare tra Beckett e Pirandello, no? questa sorta di viaggio dentro l'animo umano, no? E soprattutto nella condizione della pena di vivere.
cosa trovi che possa esserci tra i due autori e poi tu porti in scena, è quello che poi vedremo, no? Ma io sono convinto che Beckett ha studiato a fondo Pirandello. Lui non solo amava studiare i grandi autori, oltre a Shakespeare e ai grandi filosofi, ecco, Beckett sono sicuro che abbia studiato a fondo Pirandello. Certo è che dà una questione, diciamo, fortemente psicologica che risiede nell'opera di Pirandello. Beckett in qualche modo la declina nella sua metafisica. Allora il problema è che questi due autori credo si possano sostenere a vicenda, e credo che anche il pubblico possa cogliere una grande opportunità da questo confronto, perché tutto si fa fortemente contemporaneo. Quindi anche il Vitangelo Moscarda di Uno, Nessuno e Centomila, che in qualche modo rappresenta proprio la crisi identitaria di tutto il Novecento, ecco, credo che riesca a raccontarsi meglio attraverso una visionarietà che non è tutta becchettiana, ma per la quale Beckett, voglio dire, ha dato un grande contributo. Senti, poi io volevo nel finale un invito che tu devi fare, hai un minuto per farlo, a tempi televisivi che tu conosci benissimo. C'è Fulvio Cauteruccio che t'accompagna, e io ritengo che sia veramente uno degli attori più interessanti della sua generazione, perché comunque lo hai provato e perché ha provato diversi personaggi, tantissimi personaggi diversi anche tra di loro, misurandosi sempre con grande prove d'attore, una grande compagnia. Raccontaci questo viaggio, ma raccontalo al nostro pubblico, coloro i quali dovranno venire a vedere questo spettacolo. Ma io devo dire che appunto questo Uno, Nessuno e Centomila è davvero un momento di sintesi per me e per mio fratello Fulvio, perché veramente in questo lavoro si mette insieme tutta l'esperienza estetica che io, voglio dire, ho praticato negli anni, e tutta l'esperienza d'attore che Fulvio, proprio a partire dalla Bottega di Gassman, lui ha avuto la fortuna di avere proprio come insegnante Vittorio Gassman, ecco, in questo lavoro riesce a mettere non solo il suo talento, che devo dire gli va riconosciuto, ma mette in azione una forte potenza di dominio dell'attore sulla scena. E questa cosa, insomma, che io non amo molto, perché io, per me l'attore è un elemento della grande sistema del teatro, ecco, invece in questo caso devo dire che lui riesce a tener banco proprio anche rispetto alle infiltrazioni sceniche che io, come sai, non risparmio, ecco. Vabbè, diciamo, il grande compromesso tra il teatro di regia e il teatro d'attore, quindi questo ci sembra un elemento importante da dare ai nostri telespettatori, che dovranno venire, potranno venire martedì 10 e mercoledì 11 al Teatro Rendano, sì, con, ecco, Uno, Nessuno e Centomila della compagnia Krypton, esatto, dei fratelli Cauteruccio e di Giancarlo Cauteruccio. Ecco, e tra l'altro invece il 9, il pomeriggio alle 18:30, faremo un incontro proprio dove presenteremo due libri. Il primo libro è Teatri di Luce, edito da Titi Villus, il secondo è Nero Chiaro, edito da Editoria Spettacolo, e dove io appunto farò una carrellata di tutto il mio lavoro con l'aiuto di Marcello Walter Bruno e il professor Fanelli dell'Università della Calabria, insieme a Tonino Sicoli, che è critico d'arte, perché credo che il rapporto tra l'arte e il teatro sia uno degli elementi che contraddistingue da sempre il mio lavoro. Giancarlo, grazie di questa tua disponibilità, poi io spero di incontrarti nei prossimi giorni, perché insomma, vedi, incontrarsi e poi incontrare te soprattutto dà sempre la possibilità, no, di nutrimenti nuovi, ma di confronti anche interessanti. Parleremo altre volte di quello che poi è la Calabria rispetto alle politiche culturali, perché invece adesso è giusto parlare di spettacolo e di quello che poi succederà nei prossimi giorni. E mi auguro di averti ospite un giorno qui. Le politiche culturali non ci interessano più, perché non ci sono più le politiche. Ah, ecco, certo, quelle che mancano.
Ti abbraccio Giancarlo, buon lavoro. Ciao, arrivederci. Grazie, grazie. Continuiamo invece a parlare di teatro e parliamo di appuntamenti che ironicamente, no? Nei due teatri però abbiamo la possibilità di non avere una doppiezza in questo caso, perché riparte dopo la pausa del fine dicembre anche la stagione del Teatro Auditorium dell'Università della Calabria, il Teatro Auditorium Unical, con uno spettacolo che io ho visto e quindi posso consigliarvi in maniera diretta, ma come quasi tutti quelli che poi vi annuncio provo anche a fare questo per voi, cioè di guardarli in anticipo giusto per non vendervi fumo. Questo è quello che mi piacerebbe fare, perché poi parlare di uno spettacolo è un po' sempre difficile, c'è una visione e un pensiero su uno spettacolo che è assolutamente soggettiva, che però bisogna fare con delicatezza, perché non bisogna né creare facili entusiasmi né poi incidere molto su, né criticamente o altro su di uno spettacolo, ed è giusto insomma che si viva liberamente in prima persona la visione di uno spettacolo. C'è la ripresa della stagione teatrale dell'Auditorium dell'Unical, che è l'Incontriamo c'è teatro, la quinta stagione teatrale a Rende, che sta riscuotendo tantissimo successo, tanto successo di pubblico. Le prime due con Leo Gullotta e il Piacere dell'Onestà sono state due serate straordinarie, teatro strapieno di gente che ha applaudito oltre ogni limite, ma vabbè, insomma, c'era anche questa grande festa di inaugurazione del teatro, peraltro teatro che da qui a poco vi annunceremo ci sarà, sarà protagonista di questo conferimento della laurea a Roberto Benigni per, diciamo, dopo la metà di gennaio, ma ne parleremo in maniera più approfondita nelle prossime edizioni. Cosa succede? Succede che arriva l'affarista, Mercadella Affarista, con la regia di Antonio Calenda, una produzione del Teatro Stabile di Calabria, ma con lo Stabile del Friuli Venezia Giulia e il Teatro Guirino Vittorio Gassman di Roma. Una grande coproduzione, un grande cast, non si vedono più compagnie a 15-16 attori come in questo caso che girano, con un grande impianto scenico, ma soprattutto parlando di una commedia che trattata con grande sottile ironia da un personaggio straordinario come Balzac, che possiede una commedia che possiede una stringente attualità, perché un incredibile impatto sul contemporaneo si ha, perché i temi sono molto sentiti, c'è la frenesia, l'immoralità, le speculazioni economiche, poi lo spietato gioco delle borse, ma c'è anche questo mondo losco e cinico degli affari, questo, no, essere amici ma fregarsi a vicenda e avere questa capacità, questa bulimia nel fagocitare, nel divorare tutto ciò che passa e che ha a che fare col denaro in maniera spietata e cinica. E c'è questa compagnia straordinaria che io poi cito soltanto alcuni, già Geppi Iglesias e Marinella Bargilli, ma c'è Paila Pavese, una grandissima attrice italiana, una delle attrici più amate da Vittorio Gassman, poi Osvaldo Ruggeri, una grande firma sul teatro italiano, Alfonso Veneroso, Francesco Benedetto, Pier Giorgio Fasolo, che appartiene allo straordinario mondo di Soleri e della commedia dell'arte, Ferruccio Ferrante, Antonio Ferrante, Jacopo Venturiero, Antonio Tallure e Adriano Breidotti, che fanno una compagnia straordinaria con una regia altrettanto importante che quella di Antonio Calenda, che vi regaleranno con questa grandissima scenografia che voglio citare perché troverete molto particolare se sapete di questo spettacolo di Pierpaolo Bisleri. Qual è l'appuntamento? 20:30, vi divertirete con una commedia dai giusti ritmi. Si riderà tantissimo, ci sarà anche la possibilità di riflettere, perché è quello che il teatro deve ridarci, la possibilità di trascorrere del tempo piacevole, ma di riflettere e fare funzionare anche un po' sia l'animo che il cervello, che non guasta mai. Prima puntata di Palcoscenico del 2012, io vi saluto e vi lascio con tutto quello che vi ho detto, quindi con gli inviti a frequentare lo spettacolo dal vivo. Questa è TEN, la vostra televisione, dove ogni sabato, dopo il TG, arriva Palcoscenico. Grazie.